sempre Filippo e Cristian per voi. Ciao. Per assaggiare degli ottimi vini da vedere poi su madeinvino.com. Oggi è il giusto momento di bradisismo. Bradisismo è un vino veneto, e l'azienda si chiama Inama ed è un uvaggio tra Carmener e Cabernet Sauvignon, uno dei punti cardine dell'azienda Inama. Un vino di struttura e di classe e anche molto molto di nome, perché è sempre tantissimi premi. 14,5 gradi. Esatto. Guardiamo colore stupendo. Un rosso rubino bello intenso. Una bellissima consistenza. Bello fitto. Si vede che è bello, bello fitto. Invoglia solo dal colore. Naso. Beh, direi che è un'esplosione di magari frutti rossi maturi. Mi è arrivata addosso una marena, qualcuno me l'ha aperta sotto il naso, non so se anche te è stato uguale. Infatti è abbastanza ottimo. Interessante. E direi anche spezie, pepe, subito questa sì. Questo pepe incredibile. Peperone anche, proprio quel che gli faccio del modello peperone molto rosso. Intenso, molto intenso e molto piacevole. Stecca di vaniglia, ottimo, davvero. Un po' di liquirizia. Anche liquirizia, sì, un po' di stecca di liquirizia, quando quella nota dolce di stecca di liquirizia. Non vedo l'ora di berlo. Mamma mia, io Filo ti ho anticipato, tu lo dicevi, io già bevevo. Questa bottiglia direi che avrà la... diciamo così, la necessità di essere non solo degustata, dopo la porto a casa, ma bevuta, esatto, era quello che volevamo dire. Ok, quindi secco, sì, morbido, caldo, molto intenso, molto persistente, sì. Un vino che in bocca rispecchia pienamente quello che abbiamo sentito al naso. Tantissimo. E un'armonia. Però struttura, profumi, forza, eleganza, tutto, sì, tutto sì, racchiuso sì. In questo bel un bel vino con le spalle grosse. Complimenti, veramente complimenti. Allora, lo serviamo a 14-16 gradi e qui con l'abbinamento. Io qui mi viene una gran voglia di carne, Cristo. Ok, cioè un bel pezzo di carne, taglio fiorentina, mi piace. Non esagererei con i condimenti, soprattutto con il pepe che c'è sì. Tantissimo nel vino. Quindi un bel passaggio di olio extravergine di qualità. Quindi olio di grande qualità. Assoluta qualità. E può essere anche un olio romagnolo, un olio toscano, un olio saporito, sì. Un po' di sale, un po' di pepe, oppure pochissimo, perché pochissimo qui pepe, e magari la razza della taglio fiorentina, una razza romagnola, cioè un cane di struttura che compensi bene questo vino. Favoloso. Amici Made in Vino, ricordatevi di andare su madeinvino.com e a soli €19,90 riceverete due bottiglie di vino a casa e diventerete sommelier insieme a noi. Grazie. Questo lo posso dire io. Ciao. E vai, alla salute.